Teatro Carlo Felice è un teatro di grande tradizione, di buona acustica. È importante l'acustica. L'acustica è... quando c'è un po' di ritorno del suono si suona meglio che nelle sale secche o senza suono. E poi l'effetto di ritornare a Genova, beh, Genova è una città dove sono venuto tante volte, ho tanti amici, la città di Paganini, per cui è sempre una... l'aura di Paganini mi avvolge tutte le volte che vengo in questa città. Questa ha sempre avuto una grande attenzione per il pubblico giovanile e per diffondere la cultura che oggi, ahimè, è così, è trascurata. La cultura musicale nelle scuole è praticamente nulla, anche se ogni governo dice adesso la faremo, invece non fanno assolutamente niente. È peccato perché noi siamo il secondo paese del mondo insieme alla Germania per la musica, i giovani non conoscono praticamente nulla di musica classica, c'è tutta una miniera da scoprire che potrebbe dare la gioia a milioni di giovani, invece è ancora sottoterra, per cui quello che non fanno le istituzioni devono farlo gli individui, i singoli. Le istituzioni, parlo a livello governativo, quello che dovrebbe fare il ministro della cultura, il ministro dello spettacolo, che sono molto molto carenti nel curare i giovani. Sì, i giovani in un ospedale, beh, io penso che la musica deve essere portata dappertutto. Il festival che faccio io a Roma, andiamo molto spesso anche nelle carceri, abbiamo salto per i carcerati. E Beethoven diceva che la musica deve essere un sollievo per la sofferenza, quando è fatta bene naturalmente. Io penso che sia giusto che veramente la musica sia portata dappertutto.